Salve ragazzi, oggi nuovo video a tema TV, infatti oggi andremo a recensire questi due dispositivi, questo da Blasila. Come vi dicevo, oggi andremo a recensire questi due dispositivi, infatti stiamo parlando di un Apple TV di ultima generazione, però con versione HD, invece di un Fire Stick, sempre ultima versione, però sempre nella versione HD. Partiamo dall'estetica, infatti questi sono molto diversi in termini di estetica, infatti Apple TV presenta dimensioni molto molto più grandi ed è anche molto più pesante rispetto alla Fire Stick, che invece è versatile per essere spostato con facilità da una stanza all'altra. Magari dovete spostarlo appunto frequentemente all'interno della vostra casa e questo qui, questa Fire Stick appunto potrebbe essere molto più utile. Rispetto a un Apple TV che invece presenta dimensioni molto più pesanti e molto più goffa rispetto a quest'altra. Per quanto riguarda invece l'estetica, proprio nella qualità dei materiali, senza dubbio l'Apple TV batte la Fire Stick, che invece, perché la Apple TV è realizzata in materiali pregiati come metallo, plastica e alcune parti in plastica lucida. Senza dubbio un design migliore rispetto alla solita plastica che troviamo invece nelle Fire Stick. Per quanto riguarda la loro connettività con i televisori, vi posso dire che la migliore è sempre Apple TV. Infatti, il Fire Stick presenta solamente un'uscita HDMI che è integrata direttamente all'interno del dispositivo, come appunto se fosse una vera e propria chiavetta. E ha solo la porta per alimentazione. Mentre Apple TV presenta svariate porte, in particolare quella di alimentazione, che è molto più grande rispetto a questa che si alimenta con una micro USB, poi presenta una porta HDMI, e una porta Ethernet se volete avere un internet più veloce per la vostra TV. Ma senza perderci in troppe chiacchiere, ora passiamo al lato pratico. Infatti, ora riconnetteremo questo televisore. A few moments later. Eccoci qui, le ho connesse alla mia TV, una TV da 50 pollici che tengo qui in salotto, per guardare appunto, la televisione con questi due dispositivi. Partiamo dal telecomando. Il telecomando sembrerebbe molto più estetico, diciamo, quello di Apple TV, ma per quanto riguarda in termini di funzionalità, magari quello di Fire Stick può sembrare più utile. Il telecomando di Fire Stick presenta molti più pulsanti rispetto a quello di Apple TV, che invece è molto più minimal, che è appunto questa parte touch, qui in alto. Ovviamente questo qui è il vecchio telecomando, ora c'è il telecomando con i tastini come il Fire Stick, che io ritengo molto più comodo perché in certi casi, questo telecomando qui non prende il touch o comunque le gesture che si fanno appunto sopra. Continuiamo proseguendo con le applicazioni, la compatibilità delle applicazioni infatti è abbastanza simile per questi due dispositivi, magari manca qualcosa su Apple TV che magari ha Amazon Fire Stick, o viceversa, insomma, ma sono abbastanza bilanciati. Una cosa che dove appunto Apple TV vince invece è il reparto gaming. Infatti, come potete vedere, Apple TV dedica una parte della de, una, proprio, dedica proprio un'applicazione per l'arcade. Infatti, vedete Apple Arcade che in questo momento io non ho perché appunto non mi interessa perché ho già una PlayStation 4. Quindi, però, comunque, per chi non ha una console, può essere davvero molto utile. Dove ci sono moltissimi, moltissimi giochi, dove appunto potete giocare anche con un controller esterno. Io in questo caso ho comprato il controller che fornisce Apple, che appunto Apple ci consiglia di utilizzare con queste Apple TV, anche questo qui molto interessante, è molto minimal proprio come il suo telecomando. Ma vediamo un po' insieme esplorando questo sistema operativo. Infatti qui abbiamo tvOS, come potete vedere è un sistema operativo molto minimal, molto pulito, che a me piace tanto, infatti qui in alto potete vedere le applicazioni principali. In questo caso ho messo Apple TV, che è l'applicazione che uso di più per vedere film e serie, poi beh, musica che ormai mi scuso l'abbonamento quindi non uso più, ma podcast, Apple Store e impostazioni, sono quelle fondamentali che ho messo. Una cosa che non ha invece a Fire Stick è il fatto di avere l'applicazione fitness. Infatti, grazie all'integrazione con l'ecosistema Apple TV riesce a essere molto più versatile rispetto al Fire Stick, che invece si integra solamente nel sistema di Alexa. Grazie all'applicazione fitness potete fare attività indoor grazie al vostro Apple Watch e alla vostra televisione, che appunto infatti Apple Watch manderà
direttamente dei dati del vostro battito cardiaco alla TV. Poi abbiamo anche altre applicazioni, ovviamente sono compatibili tutti quanti i servizi di streaming, tranne appunto il servizio streaming di Mediaset Infinity, che qui appunto non è presente. Però ci sono anche tutti gli altri servizi come Prime Video, Netflix, YouTube, Twitch, Replay, tutti i servizi che voi potete immaginare, tranne quello di Mediaset appunto. Ovviamente ci sono, come detto prima, anche molti più giochi, anche gratis, non per forza con l'abbonamento arcade. Infatti, qui vedete, sono tutti i giochi gratis che sono appunto liberi per giocare con il controller o anche senza. C'è anche l'applicazione di Twitter, tante volte dove vedete, o di Facebook, se dovete vedere qualche video di Facebook, oppure l'app di Discovery, se volete vedere la TV in diretta dei canali appunto Discovery, che sono totalmente gratuiti, a parte appunto le varie serie di replay dei vari programmi. Ma passiamo a Fire Stick. A few moments later. Ok, siamo passati al Fire Stick. Non molto diversa appunto la schermata principale, dove appunto qui in alto possiamo trovare il reparto home, dove si consiglia alcune applicazioni che possiamo scaricare, mentre su trova possiamo trovare qualsiasi cosa, la libreria, i film, le serie che magari vorremmo cercare. Abbiamo sempre le varie applicazioni, Mediaset, Netflix, Apple TV, YouTube, varie applicazioni, e con l'aggiunta appunto dell'applicazione di Mediaset Infinity che qui è, appunto è presente. Sistema operativo molto diverso rispetto a quello di Apple TV, infatti qui sotto non ci sono le applicazioni che io ho installato, ma quelle consigliate da una sorta di App Store della Fire Stick. Infatti qui in alto sono le applicazioni principali che io ho messo, ma se andiamo qui al lato abbiamo le mie applicazioni, ho l'App Store appunto per installare nuove applicazioni. Entrambe le smart TV si vedono davvero molto bene, anche se in versione HD. Ovviamente, se volete miglior qualità in versione 4K, potete acquistare anche la versione 4K. Per quanto riguarda invece la fluidità del sistema, anche la sua velocità, vi posso dire che il sistema di Apple è quello più veloce, con meno bug. Infatti, il Fire Stick in certi casi si rallenta molto ed è molto più lento rispetto a quello di TVS, che invece è molto, molto rapido e scattante. Inoltre le TV sono integrate con i rispettivi assistenti vocali, in questo caso per il Fire Stick con Alexa e mentre l'Apple TV con l'HomePod. Quindi supportano dei comandi vocali del tipo metti in pausa, riprendi la riproduzione, ma questo è un video a parte che farò quando arriverà anche l'HomePod. Parliamoci adesso di assistenti vocali, non quelli esterni, ma quelli direttamente integrati all'interno dei dispositivi. Infatti, Apple TV presenta Siri, da poco aggiunto su Apple TV, con l'apposito tasto qui del microfono. Infatti, tenendo premuto, si attiverà Siri, come potete vedere, e potrete fare richieste del tipo stoppare, tornare indietro di un minuto o 10 secondi, o aprire una determinata applicazione, riprodurre un determinato contenuto all'interno della TV. Per quanto riguarda invece la Fire Stick, presenta appunto la famosa, insomma, Alexa, presenta appunto la famosa Alexa, e con questo infatti tastino qui in alto potremo richiamarla e si attiverà appunto questa barra tutta colorata. Ad Alexa potete chiedere davvero qualsiasi cosa rispetto a Siri, che è invece un po' più limitato, ma comunque entrambi gli assistenti sono molto utili per navigare all'interno della TV. Ovviamente, come già detto prima, l'assistente di Siri è più veloce e scattante rispetto all'assistente di Alexa. Ora facciamo una prova. Riproduci Ted Lasso da Apple TV Plus. In questo caso lui prenderà il Sto contenuto. cercando The Last Song da Disney. Cerca Ted Lasso su Apple TV. E lui cercherà Ted Lasso su, ecco qua. Sull'applicazione Apple TV, basta cliccarci sopra e vi andrà appunto direttamente al programma. Per quanto riguarda invece Apple TV, fa più o meno la stessa cosa, solamente che è un po' più veloce rispetto a questo. Infatti, facciamo una prova. Cerca Ted Lasso su Apple TV. E lui ci mostrerà sempre Ted Lasso. Come potete aver visto, è molto più veloce, basta cliccarci sopra e lui ripartirà con la. Vi porterà appunto la schermata di Ted Lasso. Passiamo adesso invece al prezzo, la parte finale che magari tutti quanti starete aspettando. Infatti,
Questi due dispositivi hanno prezzi ben differenti, infatti Apple TV costa ben 159 euro, la versione HD, mentre 220 euro per la versione 4K. Per quanto invece riguarda il Fire Stick, ha un modico prezzo di 39 euro per la versione HD, mentre di 60, circa 60 euro per la versione 4K. Dunque, sta a voi la scelta e capire quale servizio fa meglio per voi, e io vi ho dato il mio parere al riguardo. Vi posso dire solamente che se siete dei tipi in cui lasciate il dispositivo lì fermo senza spostarlo frequentemente, vi consiglio un Apple TV se avete anche del budget, mentre se stai continuamente a spostarlo, comunque a spostarlo da una posizione all'altra, vi consiglio il Fire Stick, che è molto più leggero ed economico. Magari volete metterlo nella camera in una camera degli ospiti e non volete spendere tutti questi soldi, per il Fire Stick va più che bene. Detto questo, sulle nostre Smart TV, che rendono appunto smart una TV qualsiasi con una porta HDMI, qui da Alex è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Alex. Ciao!